Ciao, come va? Bentornato al mio corso di inglese. Oggi inizieremo una parte del corso riguardante la confusione che molti italiani fanno nel pronunciare alcune parole apparentemente simili, ma molto diverse come significato. Iniziamo subito. La parola orso, bear, bear, in inglese britannico e in inglese americano, bear, che spesso viene confusa con la parola birra, che in inglese britannico si pronuncia beer e in inglese americano si pronuncia beer, beer. Quindi mi raccomando, bear, che come nome significa orso e come verbo può significare sostenere, sopportare, ma anche svoltare, prendere una svolta per strada, beer, bear right, svoltare a destra, e beer o beer, birra. Ma andiamo avanti. La parola uccello. Bird in inglese britannico e bird in inglese americano. Parola che viene spesso confusa dagli italiani con la parola barba. In inglese britannico beard, in inglese americano beard. Quindi mi raccomando la differenza. Bird, uccello, beard, barba. Ma andiamo avanti, un'altra parola che crea spesso problemi agli italiani per la pronuncia e che spesso viene confusa con un'altra è la parola deserto. In inglese britannico desert, in inglese americano desert. Come ricordiamo, la R si pronuncia in maniera più accentuata in americano. Da non confondere con la parola dolcetto, dessert, che in inglese si pronuncia dessert. In inglese americano, desert, quindi deserto, desert, e il dolcetto, il dessert, dessert, dessert. Perfetto, per oggi abbiamo imparato la pronuncia di queste sei parole. Se ti è piaciuto il video, metti un mi piace, iscriviti e condividi. Ciao, alla prossima lezione!